In particolare Marcuse, e qui, come già dicevo, sta la sua lettura emancipativa, rivoluzionaria, marxista di Freud, è convinto che, sviluppando Freud, sia possibile utilizzare il discorso di Freud contro la società tecnocapitalistica e mostrare come siano già mature all'interno di essa le condizioni fondamentali per la liberazione. Vi è cioè in Marcuse la convinzione, che anche per questo, per inciso, divenne facilmente l'animatore della stagione delle rivolte studentesche, vi è in Marcuse la convinzione che già le condizioni siano mature, che si avvicina a quella che lui chiamava la fine dell'utopia, cioè il tradursi dell'utopia in realtà, il concretarsi dell'utopia in realtà, in realizzazione dell'utopia stessa. Dice ad esempio a pagina 134 dell'opera: la discrepanza tra liberazione potenziale e repressione effettiva è giunta al punto di maturità. Essa pervade ogni sfera di vita in tutto il mondo. La razionalità del progresso aumenta l'irrazionalità della sua organizzazione e del suo orientamento. E ancora, pagina 155, essere è essenzialmente lotta per il piacere. Questa lotta diventa una meta dell'esistenza umana. L'impulso erotico a combinare la sostanza umana in unità sempre maggiori e più durature è la fonte istintuale della civiltà. Gli istinti sessuali sono istinti di vita. L'impulso a conservare e arricchire la vita per mezzo del dominio della natura e in armonia con lo sviluppo dei bisogni vitali è originariamente un impulso erotico. E la lotta per l'esistenza è originariamente una lotta per il piacere. La cultura comincia con la realizzazione collettiva di questa aspirazione. E infatti la parte seconda di questo testo si intitola Al di là del principio della realtà, che è un altro modo, se volete, in termini con la sintassi freudiana, di declinare il tema marziano della rivoluzione. Perché se con Marx occorre andare al di là del capitalismo, potremmo dire, analizzando la stessa questione sul côté freudiano, si tratta di andare al di là del principio della realtà per ripristinare liberamente funzionante il principio di un piacere non più represso dal principio di realtà, o se preferite represso solo nella base della repressione fondamentale, senza la flusso repressione tipica della società capitalistica. Ora Marcuse è convinto che per andare al di là del principio della realtà vi siano forme specifiche che possono giovare per resistere, per opporsi rispetto al trionfo illimitato del principio della realtà. L'arte, ad esempio, la fantasia, e poi quello che Marcuse chiama, con un'espressione che ampiamente ha inciso sull'immaginario delle generazioni del tempo, il grande rifiuto. In particolare sono tutte forme diverse fra loro, ma che hanno in comune, sia pure declinati secondo dosi differenziate, il rigetto della realtà come dato di fatto, il rigetto della morta positività, il rigetto di quella reificazione propria dell'alienazione capitalistica che si traduce immancabilmente sul piano dell'immaginario come accettazione dell'esistente in quanto dato. Ciò che Marcuse e la scuola di Francoforte esprimeva con il concetto di Weltanpassung, l'adattamento al mondo, dove appunto lo stesso culto positivistico del dato di fatto si trasformava necessariamente, diremmo freudianamente, in culto del principio della realtà, o potremmo anche dire in accettazione della realtà in quanto data, non in quanto giusta e buona, ma semplicemente in quanto data. In particolare l'arte è per Marcuse, che in ciò riprende le analisi di Schindler, il primo grande teorico della forma arte come liberazione dalla società alienata moderna, le lettere sull'educazione estetica dell'umanità, l'ideale di un uomo tutto compiuto come l'uomo greco, un uomo sottratto alla divisione del lavoro, un uomo sottratto alla frammentazione unidimensionale che invece domina, per dirla ancora con Marcuse, all'interno della società tecnocapitalista. L'arte appunto è già contestazione della realtà, l'arte già mette in discussione che ciò che c'è sia tutto, già l'arte prospetta una fuga rispetto alla realtà data. Dice ad esempio Marcuse a pagina 171: da quando si destò la coscienza della libertà non esiste opera d'arte genuina che non riveli questo contenuto archetipico, la negazione della non libertà. E ancora,
che le produzioni dell'immaginazione artistica non siano vere nei termini dell'organizzazione effettiva dei fatti fa parte dell'essenza della loro verità. L'arte già contesta la pura datità del reale, già contesta l'esistente come sola verità possibile, già contesta quel dominio oggi divenuto totale della scienza come unico ambito veritativo possibile, con delegittimazione di ogni altra esperienza della verità, dall'arte alla religione fino alla filosofia. Dice ancora Marchese: è ovvio che la dimensione estetica non può convalidare un principio della realtà. Come l'immaginazione che è nella facoltà psichica costitutiva, il regno dell'estetica è essenzialmente non realistico. E qui vi è un tema che poi nelle ultime opere di Marcuse echeggerà come ideale della società come opera d'arte. Fare della società un'opera d'arte sottratta al principio di realtà, retta dalla fantasia. Sappiamo che uno dei grandi motti delle generazioni contestative era appunto con Marcuse la fantasia al potere, l'immaginazione al potere, esattamente un altro modo semplificato, il castico, per condensare il contenuto di Eros e Civiltà, per contestare esattamente con la sintassi di Freud il principio della realtà nelle sue forme più repressive. In particolare Marcuse è convinto che occorra operare la riforma della civiltà in virtù delle forze liberatrici della funzione estetica, che è una funzione antiadattiva per sua stessa natura, che può costituire insieme al libero gioco della fantasia la base per il grande rifiuto, cioè per il rifiuto incondizionato della falsità del tutto, della totale falsità in cui è sospeso il mondo capitalistico, manipolatorio in tutte le sue possibili articolazioni. Ciò che appunto Marcuse esprime a pagina 176: il grande rifiuto è la protesta contro la repressione superba, la lotta per la forma definitiva di libertà, vivere senza angoscia. Ma quest'idea poté venire formulata impunemente soltanto nel linguaggio dell'arte. Nel contesto pluralistico della teoria politica e persino della filosofia, essa fu criticata quasi universalmente e condannata come utopistica. Come interessante di questo passaggio, io credo, al di là di tutto, l'aggettivo pluralistico, il contesto pluralistico della teoria politica. Ciò che Marcuse ha già chiaramente compreso insieme agli altri autori della galassia francofortese è il finto pluralismo della società democratica occidentale, falsamente democratica occidentale, cioè il fatto che tramite il proliferare del pluralismo, ciò che ancora recentemente John Rawls santifica e glorifica come il pluralismo ragionevole della società occidentale, domini invece sempre solo un punto di vista unico, che lo si chiami pensiero unico o prospettiva tecnocapitalistica, poco importa, che appare però molteplice perché viene frazionato in una molteplicità i cui molteplici però dicono tutti la stessa cosa: non avrai altra società lì fuori di questo. Quello tecnocapitalistico con trionfo del principio di realtà è il solo mondo possibile. Per questo in Marcuse troviamo, in un'ampia parte del testo che non vi è qui il tempo per prendere in esame, un attraversamento del mito di Orfeo e di Narciso come due esempi di opposizione all'eros dominante all'interno dell'epoca del principio della prestazione. Sono due forme di rifiuto dell'eros imposto e di tentativo della ricerca di un eros diverso. Contestano ante litteram entrambi l'eros procreativo che la società dei consumi innalza solo eros consentito. Dice ad esempio Marcuse, un passaggio che credo meriti di essere letto: l'eros ortico e narcisistico è fino in fondo la negazione di quest'ordine, è il grande rifiuto. Nel mondo simbolizzato dall'eroe civilizzatore Prometeo, esso è la negazione di ogni ordine. Ma in questa negazione Orfeo e Narciso rivelano una nuova realtà con un ordine proprio, governato da principi diversi. L'eros ortico trasforma l'essere, vince la crudeltà e la morte con la liberazione. Il suo linguaggio è canto e la sua opera è gioco. La vita di Narciso è una vita di bellezza e la sua esistenza è contemplazione. Queste immagini ci portano a quella dimensione estetica che è la dimensione nella quale il loro principio della realtà va ricercato e comprovato. Per questo, per inciso, Marcuse riabilita integralmente il gioco, puntuando questo tema da Schindler. Il gioco è contestazione del principio di realtà, fa valere il libero
esercizio delle facoltà incondizionatamente rispetto alle norme della società tecnocapitalistica. Ci sono pagine di rara bellezza su questo tema, che viene mutuato oltre che da Schiller, da Fourier anche, in cui appunto Marcuse mostra la forza contestativa del gioco, che è sottratto alle regole disciplinari, panottiche della società capitalistica e fa valere una sua opposizione rispetto ad esso. Il gioco, scrive Marcuse, sottostà in pieno al principio del piacere. Il piacere sta nel movimento stesso in quanto esso attiva zone erogene. E appunto da questo punto di vista il gioco è per Marcuse uno dei luoghi fondamentali per porre in essere quel superamento del principio della realtà che Marcuse e con lui la sua generazione credevano ormai vicino. Ma la domanda che noi dobbiamo porci dopo aver attraversato alcuni lessi teorici dell'opera di Marcuse, senza alcuna pretesa di esaustività naturalmente, abbiamo semplicemente, per così dire, evocato alcuni aspetti del pensiero di Marcuse racchiuso nelle pagine che non fanno pace con il mondo di Eros e Civiltà, la domanda che dobbiamo porci, che noi dobbiamo porci, è cosa resti oggi di quest'opera, della quale, dicevo, si dà una presenza per assenza oggi, nel senso che di Marcuse si avverte più che altro l'assenza, la mancata evocazione, la perdita di senso da un certo punto. Io credo che questa domanda, che resta oggi di Marcuse, che pare oggi con Marcuse, sia una domanda imbarazzante e scandalosa da un certo punto di vista. È un autore della cui eredità è assai difficile discutere, forse è uno di quelli di cui è più difficile discutere l'eredità. Potremmo dire che viva e irrinunciabile pare la tensione verso il grande rifiuto, la tensione ideale, l'orientamento necessario che dobbiamo avere verso il grande rifiuto, che tuttavia deve articolarsi in forme concrete. Difficile oggi pensare con Marcuse che la sola dimensione estetica basti a revocare in discussione effettivamente la società tecnocapitalistica che sta continuando a vincere nel tempo della globalizzazione, del trionfo dei principi neoliberisti, della desertificazione dell'immaginazione, il trionfo del principio di realtà è più che mai oggi realizzato. Ebbene, se forse le soluzioni prospettate da Marcuse non paiono fino in fondo convincenti per la sensibilità odierna, chi è tuttavia in Marcuse e forse è l'autore della scuola di Francoforte in cui più è presente questa componente, una radicale contestazione del capitalismo, seguita però da un tentativo pratico di superarlo. Ecco, io credo che l'anticapitalismo di Marcuse, oltre che sulla semplice denuncia verbale della falsità dell'impero, abbia come propria fondamentale conseguenza, come proprio ineludibile correlato, la proposta teorica di un possibile superamento del capitalismo stesso. Potremmo dire che da questo punto di vista il testo Eros e Civiltà, ma poi anche, se volete, l'uomo una dimensione, tengono simbioticamente unite le componenti della critica radicale del tecnocapitalismo, qui denunciato come mondo del sacrificio integrale del principio di piacere sull'altare del principio della realtà e del surplus di repressione, ma poi nell'uomo ha una dimensione denunciato come mondo che impone l'unidimensionalità del lavoro e dello scambio delle merci, ci riduce tutto il tecnocapitalismo a essere unidimensionali, a vivere nel solo orizzonte alienante del consumo, dello scambio e della produzione delle merci, neutralizzando ogni altro ambito di realizzazione possibile. Ebbene, questa denuncia radicale del tecnocapitalismo in Marcuse coesiste felicemente, io trovo, con la proposta operativa, anche se non convincente fino in fondo potremmo dire, di un superamento pratico del capitalismo. Da questo punto di vista Marcuse è della scuola di Francoforte, di cui ripeto è un autore eterodosso e solo in parte organico, è quello che più segue la via di Marx, è quello che più riesce a tenere insieme le due componenti della teoria e della praxis. Da questo punto di vista io credo che Marcuse risulti, da questo punto di vista almeno, incommensurabilmente più fecondo rispetto alle prospettive di Heidegger o di un Adorno, i quali Heidegger e Adorno, pur diversissimi fra loro, finiscono in egual misura, credo,
vuoi con la teoria heideggeriana della tecnica, vuoi con la dialettica negativa di Adorno, per riproporre una forma di disincantata accettazione in stile depressivo dell'orizzonte del tecnocapitalistico innalzato a solo mondo possibile. Vuoi tramite l'abbandono adorniano della prassi come appunto espressione del positivismo e della ricaduta necessaria in un nuovo mondo dell'organizzazione totale, vuoi in stile heideggeriano nel convincimento per cui ogni prassi, anche quella orientata a produrre la liberazione, già è figlia di quel mondo tecnocapitalistico che si regge sul fare febbrile. Ragion per cui l'orizzonte heideggeriano, ma lo stesso potrebbe dirsi in parte per quello adorniano, non è più quello di Marx. I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi, si tratta di trasformarlo. L'orizzonte di questi autori diventa invece l'heideggeriano, solo un Dio ci può salvare, che è come dire un esonero integrale della responsabilità della prassi degli uomini, è uno sgravio di responsabilità totale rispetto all'agire umano. Vuoi che la storia umana venga trasformata all'Heidegger in destino dell'essere? Vuoi che il presente venga trasformato alla maniera di Adorno in una realtà su cui la prassi non può incidere, resta solo una sterile critica che mai si determina concretamente? Ebbene, in Marcuse troviamo un egheromarxismo fecondo, che certo dialoga anche con Heidegger, anche con Freud, innestando addirittura la teoria freudiana nel proprio orizzonte, ma che mantiene ferma assolutamente l'idea del superamento del capitalismo. Questo è un primo aspetto che mi pare importante discutere. Come anche mi pare importante discutere il fatto che tutta l'opera di Marcuse sembra, quest'opera, sembra paradossalmente essere confutata dall'odierno orizzonte in cui ci troviamo. Marcuse muore alla fine degli anni 70, quindi in parte ha visto questo processo, questo piano inclinato che ci ha portato all'odierno presente, in cui l'utopia pare finita non già nel senso auspicato di Marcuse, secondo cui essa si sarebbe realizzata, ma nel senso che viviamo in un tempo pienamente antiutopico, in cui il tecnocapitalismo è a tal punto dominante da neutralizzare nei suoi miseri abitatori la stessa prospettiva utopica di un altrove rispetto al tecnocapitalismo innalzato a solo mondo possibile. Ebbene, in questo scenario sembra paradossalmente che il principio di piacere pensato da Marcuse come superamento del principio di realtà repressivo del capitalismo si sia realizzato integralmente. Nel mondo dopo il 68 sembra che effettivamente il vecchio imperativo kantiano, che forse potrebbe essere freudianamente letto come trionfo del principio di realtà, l'imperativo categorico borghese kantiano, tu devi, sia stato sostituito dall'imperativo post-borghese e ultra-sessantottesco da un certo punto di vista del Marchese de Sade, devi godere. In fondo tutti i motti del 68 sembrano aver trovato piena cittadinanza nell'odierno tecnocapitalismo, che è effettivamente il mondo in cui è vietato vietare. Devi godere illimitatamente, non esiste altra autorità all'infuori della forma merce. È il mondo che sembra aver realizzato esattamente il depotenziamento del superio e il trionfo incontrastato del principio di piacere. E questa forse è l'aporia in cui si muove pienamente il discorso di Marcuse, che deve essere discussa oggi quando si parla di Eros e civiltà. Anche se Marcuse stesso ci permette di meglio comprendere questo argomento, perché in fondo potremmo dire che il mondo in cui siamo oggi proiettati è un mondo che solo falsamente promette la realizzazione del principio di piacere. Il tecnocapitalismo, in fondo, proprio perché permissivo insieme totalitario, si è dimostrato altamente in grado di stabilizzarsi e di fagocitare le prospettive contestative, di digerire tutte le critiche. C'è un passo molto bello della dialettica negativa in cui Adorno dice esattamente che il capitalismo non reprime ciò che è contrario, ma semplicemente lo digerisce, lo metabolizza, lo trasforma in merce circolante sul mercato. Ecco allora che le istanze sessantottesche della liberazione del desiderio, della liberazione del principio di piacere, si sono realizzate effettivamente nel tecnocapitalismo, in cui sembra dominare perversamente il principio acefalo del godimento illimitato,
del godimento mortifero, come già diceva Lacan, ma in forma esattamente, ancora una volta, perversa, rovesciata, alienata, tale per cui dietro l'apparenza del principio di piacere si nasconde sempre il principio di realtà. Giacché il piacere che oggi ci possiamo permettere, che anzi la società dei consumi sempre promette, è un piacere puramente abitato, è il piacere che si capovolge in principio di morte, perché appunto è un piacere illimitato che già reca in ciò stesso i simboli, il simbolo anzi fondamentale del tecnocapitalismo, che è l'illimitatezza, laddove invece il piacere propriamente umano dovrebbe essere quello del limite, della misura, del godimento sì, ma secondo limite e misura. Quindi potremmo dire che Marcuse già ci permette in qualche misura di mostrare come sarebbe puramente falso oggi dire che il principio di piacere si è liberato. Sarebbe puramente falso dire questo, perché in realtà domina il principio di realtà, ancorché esso si mostri tramite la maschera del principio di piacere. In fondo già Marcuse poteva prevedere questo quando diceva, pagina 129, la libertà sessuale non contrasta con un conformismo vantaggioso. La libertà sessuale non contrasta con un conformismo, non con un conformismo vantaggioso. E ancora, in un mondo di alienazione, la liberazione dell'eros dovrebbe necessariamente estrinsecarsi come una forza distruttiva e fatale, come negazione totale del principio che governa una realtà repressiva. Invece oggi abbiamo esattamente, come mostra Marcuse con prospettiva lungimirante, una libertà sessuale che procede di conserva con il massimo conformismo vantaggioso. Conformismo che si declina conformisticamente anche nelle forme di anticonformismo, che sono esse stesse tali da porsi in relazione sempre solo con il conformismo che rovesciano. E poi al tempo stesso, Marcuse l'ha detto, nel mondo dell'alienazione la liberazione dell'ego dovrebbe estrinsecarsi rovesciando il principio della realtà repressiva. Oggi invece abbiamo il principio del piacere falsamente dominante e insieme tutte le istanze della società repressiva, quella che impone il primato del fare sull'essere, il primato dell'avere sull'essere, il primato del profitto sull'uomo e così via, tutte le patologie coessenziali del tecnocapitalismo mostrate chiaramente da Marcuse. E da questo punto di vista occorre ragionare anche oltre Marcuse. In fondo già l'aveva detto molto bene, io trovo, Orwell, quando diceva che è tipico delle realtà totalitarie nascondere apparentemente dietro la libertà del piacere sessuale nuove forme di oppressione, dove appunto non è che domini il principio del piacere, ma semplicemente domina il principio di realtà camuffato da principio di piacere. E in questo senso Marcuse continua a mostrarci tutto questo. La domanda che però si pone, con questo veramente, per non diventare illimitato a Dio un principio capitalistico, la domanda che qui si pone è la seguente: perché anche al netto delle critiche radicali, sferzanti, fatte da Marcuse, da Adorno, da Bloch, da tutta una serie di autori anche oggi che non smettono di smascherare le contraddizioni in cui è sospeso il nostro mondo, perché gli uomini continuano a essere servi volontari? Perché gli uomini non si ribellano? Perché è venuta meno quella dimensione che è criticabile finché si vuole, e sono il primo a criticarla peraltro, del 68, della contestazione giovanile, se non altro era il momento in cui un'intera generazione aveva preso la parola per dire quali cose. Perché oggi invece i giovani sono integrati nella sovrastruttura e disintegrati nella struttura? Perché sono ridotti alle condizioni esistenziali e lavorative più vergognose dell'intera storia umana e subiscono in silenzio tutto questo? Perché l'eros oggi domina in forme alienate, perverse, che si spacciano per forme liberatorie e invece riproducono le forme dell'alienazione? Pensate appunto al godimento con il crocifisso in piazza San Pietro o forme alienate di questo tipo che solo falsamente contestano il principio del tecnocapitalismo e già in realtà lo rinsaldano promuovendo appunto l'ideale dell'individuo isolato che gode illimitatamente, il modello del consumatore. Perché di fronte a queste forme patologiche gli uomini subiscono in silenzio? È la vecchia domanda che aveva posto Platone con la caverna: perché gli uomini
amano la loro schiavitù e sono disposti a uccidere gli eventuali liberatori. Era la domanda che aveva posto la Boissy nel discorso sulla servitù volontaria. Perché gli uomini vogliono continuare a essere servi? È la domanda che ci pone dalle pagine di questo libro, sepolto sotto la polvere della storia, è la domanda che ci pone anche Marcuse. La distruzione in massa che distingue il progresso della civiltà entro la cornice del dominio è stata perpetuata in un momento in cui sarebbe stato possibile abolirla col consenso istintuale dato ai carnefici da parte degli strumenti umani e delle vittime. Grazie.